Tanti progetti per la città del futuro ad Acireale, illustrati questa mattina una serie di progetti volti a dare un'immagine green alla città, la presenza del presidente di Rete Ferroviaria Italiana. Strisce blu ieri sera all'incontro tra l'assessore alla viabilità e i commercianti acesi. Le richieste. Aumenta Giarre la Tari, i commercianti incontrano sindaco e vice sindaco per rappresentare il disagio della categoria. Bentrovati, questo è altro all'interno del nostro TG Reporter. Parleremo ancora di rifiuti, la città dopo il passaggio delle consegne tra la Dasti e la nuova ditta lamenta ancora problemi seri un po' dappertutto. In redazione ci giungono anche alcune segnalazioni per quanto riguarda le frazioni a mare. Si accende poi la polemica, sempre ad Acireale, dopo l'annuncio dell'accorpamento degli asili nido. L'amministrazione rischierebbe di perdere i fondi PAC per la ristrutturazione delle strutture. Questo è quanto lamenta l'opposizione rappresentata dall'ex assessore Giuseppe Calì. Sempre ad Acireale, il Credito Siciliano ha presentato stamani un nuovo programma di servizi rivolto all'imprenditoria agricola. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire con l'incontro amministrazione commercianti ad Acireale. Il tema della viabilità in primo piano. Sentiamo. Si è svolto ieri sera ad Acireale un incontro fra alcuni commercianti operanti in centro città e l'assessore alla viabilità Rory Pietropaolo, al fine di un esame della situazione alla luce dell'abolizione, per quanto riguarda le arterie del centro città, gravitando a ridosso della pista ciclabile, cioè Corso Umberto, Corso Savoia, Piazza Indirizzo e Corso Italia, del tagliando della sosta oraria a pagamento nelle zone blu, relativo alla mezza giornata. Una richiesta che ha trovato la disponibilità dell'assessore Pietropaolo, al quale inoltre è stata avanzata pure richiesta di maggiori controlli da parte del personale incaricato, in maniera da poter attuare così un frequente ricambio di auto negli stalli blu, agevolando l'arrivo di quanti hanno esigenza di recarsi in centro città. Sulla base di ciò, i commercianti hanno anche sollecitato la messa al bando dei taglianti cumulativi di un'ora utilizzati per coprire comunque la permanenza di mezza giornata. Su questo aspetto però l'assessore non si è espresso, avendo la necessità di ottenere dei chiarimenti dagli uffici sulla possibilità di poter attuare tutto ciò. Da un incontro all'altro, anche a Giarre, faccia a faccia tra gli amministratori e i commercianti della locale Confcommercio. L'oggetto però dell'incontro non è tanto il tema della viabilità quanto quello degli aumenti della Tari, la nuova tassa sui rifiuti. Dopo l'approvazione in Consiglio della delibera proposta dalla Giunta Bonacorsi, che prevede per le attività commerciali un aumento del 10% della Tari, la tassa sui rifiuti, ieri la locale Confcommercio ha incontrato il primo cittadino Roberto Bonacorsi e il suo vice Salvo Patanè per esprimere tutta la sua contrarietà. Il presidente della Confcommercio di Giarre, Armando Castorina, infatti, sottolinea come con questo provvedimento sia venuto meno quell'impegno di collaborazione scaturito durante l'incontro dello scorso 11 agosto, quando ci incontrammo con il sindaco per discutere la nostra richiesta di riduzione della tassa sui rifiuti. In quell'occasione ci fu detto, continua Castorina, che una riduzione della tassa non era possibile in quanto bisognava attendere che entrasse a regime la raccolta differenziata. Non si parlò dunque di aumento ed eravamo d'accordo che qualsiasi decisione della giunta sulla categoria sarebbe stata preventivamente discussa tra le parti. Invece la decisione della giunta Bonacorsi è arrivata senza alcuna concertazione con la nostra categoria, sempre sensibile alla questione rifiuti perché tra le più alte d'Italia. Noi riteniamo che questa decisione sia ingiustificata a maggior ragione, conclude Castorina, perché qualche giorno addietro c'è stata richiesta dal sindaco la collaborazione per la raccolta del cartone che produce la nostra categoria e che garantirà un risparmio per l'ente. Il nostro sindaco, che per sua professione è a diretto contatto con le imprese, conosce le grandi difficoltà che giornalmente incontriamo per mantenere in vita le nostre attività e di come oggi sia oltretutto difficile pensare di investire
nuove risorse all'interno delle imprese per creare opportunità di lavoro. Riteniamo che la responsabilità politica se la debba assumere il sindaco e anche quei consiglieri che hanno votato la proposta di aumento. Il consiglio direttivo della Confcommercio dunque valuterà nei prossimi giorni quali azioni intraprendere per rappresentare tutto il disagio della categoria. Intanto il sindaco Bonaccorsi ha risposto sottolineando come l'aumento del 10% della Tari arrivi dopo un decremento lo scorso anno in egual misura riconosciuto a cittadini ed imprese. Restiamo a Giarre, parliamo di emergenza abitativa. Il SICET CISL ha incontrato ieri il sindaco Roberto Bonaccorsi in merito alla richiesta avanzata dalla stessa organizzazione sindacale sul problema alloggiativo sul territorio giarrese. Affrontata la questione dei 62 alloggi di via Trieste per il completamento dei quali finalmente è arrivata la copertura finanziaria, e si è discusso anche della mancanza a tutt'oggi di un accordo territoriale che darebbe la possibilità ai proprietari di immobili di godere di significative agevolazioni fiscali. Tutto ciò di conseguenza permetterebbe di immettere più facilmente sul mercato immobili rimasti chiusi. E proprio a proposito di alloggi di edilizia residenziale pubblica, visto che le graduatorie risalgono a parecchi anni addietro, si è deciso di fare in tempi brevi un bando di aggiornamento per comprendere quante sono allo stato attuale le reali richieste dei cittadini giarresi bisognosi di alloggi. Restiamo a Giarre ancora, un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti si è sviluppato all'interno di un'area adiacente un cantiere dismesso nella frazione di Santa Maria la Strada. In fiamme la fitta vegetazione in abbandono che circonda il sito che ricade a poca distanza dalla piazza della frazione nella quale si affaccia il santuario di Santa Maria la Strada. Il rogo è divampato intorno all'una della scorsa notte. Una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 4:03 minuti della scorsa notte dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sull'Etna in mare nel Golfo di Catania. Il fenomeno è stato localizzato a circa 2 km di profondità. Emergenza maltempo invece questa mattina un po' in tutta la provincia, un assaggio temporalesco dal sapore invernale ha investito nelle ultime ore tutta l'area accese buona parte della provincia etnea. Gli esperti avevano preannunciato l'arrivo di una perturbazione atlantica con tanto di piogge temporali. Diversi centri, compreso Acireale, investiti da una pioggia torrenziale che in alcune zone ha reso le strade simili a fiumi in piena. Le immagini si richiamano a piazza Agostino Pennisi nel centro della mattinata odierna. Vetture in panne inoltre nella frazione acese di Aci Platani, come segnalato dai vigili urbani. E domani e domenica non andrà meglio, dicono gli esperti, bisognerà uscire con l'ombrello, con massime di 21 gradi, si preannunciano insomma giornate tipicamente autunnali. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco. Arte e Sposa Expo, dal 3 al 5 e dal 9 al 12 ottobre al Pala Volcan di Corso Italia a Cireale. Dedicata agli sposi, un'elegantissima esposizione dove c'è tutto quello che serve per rendere esclusivo ed unico il giorno più bello. Arte e Sposa Expo, decima edizione, nei fine settimana dal 3 al 5 e dal 9 al 12 ottobre al Pala Volcan di Corso Italia a Cireale. Se vi preparate al matrimonio, venite a trovarci, c'è tutto quello che cercate. E potete toccare con mano la qualità e lo stile delle produzioni in esposizione. Arte Sposa Expo, esclusiva. Per info 095 727 82 24. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore.
Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2 a Cireale. Telefono 095 763 1645. A me fragole e limone, per me cioccolato e nocciola. Amore, ma dove sei? Non riesco a vederti. Ma nemmeno io. Tu dove sei? Al Blue Bar New. Ma anche io sono al Blue Bar. Capita di confondersi, ma il prodotto non cambia. Blue Bar, a Stazzo a Cireale Mare. Blue Bar New a Fleiri. E per chi ama il gelato, Blue Gel a Zafferana. L'estate si tinge di blu, lasciatevi viziare. Al Blue Bar New di Fleiri, il venerdì c'è la pericena. A tavola, solo prodotti nostrani e di qualità. Sceglili da Carne e Natura. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Ogni giorno da Carne e Natura, oltre 100 specialità di preparati. Carne e Natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga, 8284 a Cireale. Telefono 095-764-8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Emergenza rifiuti in primo piano ad Acireale, l'opposizione all'attacco. Sentiamo. La città è in condizioni pietose. Intere vie, addirittura interi quartieri, sono completamente abbandonati a se stessi e i cassonetti sono stracolmi di rifiuti. L'accusa arriva dal consigliere comunale Francesco D'Ambra e ha dei colpevoli ben precisi. L'amministrazione comunale e la nuova ditta che dal 1 ottobre è subentrata alla Dasti nel servizio di raccolta dei rifiuti, la Senesi S.P.A. Il passaggio di consegne infatti sembra aver lasciato un buco che, anche se solamente per qualche giorno, sta riempiendo la città di rifiuti. La nuova ditta ha richiesto qualche giorno di tempo per assestarsi e diventare pienamente operativa, ma questo suscita il disappunto del consigliere D'Ambra. La nuova ditta, ferma, sarebbe dovuta essere pronta già dal 1 ottobre, primo giorno del suo mandato. Se non hanno i mezzi disponibili non è un problema nostro e la città non può pagare la loro disorganizzazione e l'incapacità dell'amministrazione comunale nel gestire il passaggio di consegne, per di più in un momento che vede i cittadini oberati di tributi, spesso salati. Secca la replica dell'assessore all'ambiente Francesco Fichera. Mi pare prematuro, afferma, parlare di incapacità dell'amministrazione comunale quando siamo ancora a sole 24 ore dall'insediamento della nuova ditta, a cui anzi devo dare atto dell'impegno che sta dimostrando per cercare di riportare la situazione alla normalità. Una situazione, aggiunge, frutto di condizioni in cui ha lasciato la città negli ultimi giorni la Dasti. L'incapacità, semmai, è quella della scorsa amministrazione, soprattutto in termini di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata. Intanto, dalle frazioni a mare, ed in particolare da Pozzillo, è giunta in redazione attraverso la nuova pagina Facebook Etna Espresso Channel - TG Reporter una segnalazione da parte di un cittadino. Il dito è puntato sulla rotatoria di via Acque Minerali, lasciata in completo abbandono e pericolosa per centauri ed automobilisti. I rami degli alberi e l'erba alta, infatti, come si vede dalle immagini, ostacolano la visuale e nascondono la segnaletica verticale che indica appunto la rotatoria stessa. Una situazione che sembra andare avanti da anni ormai, considerato che la rotatoria pare non essere stata mai oggetto, nel recente passato, di attività di manutenzione. Restiamo in tema, abbiamo detto dell'avvento ad Acireale di una nuova ditta. La Dasti, che ha passato la mano, intanto contesta le sanzioni elevate dal Comune nello scorso mese di dicembre e l'azienda si è rivolta per questo al Tribunale di Catania. La Dasti se ne va sbattendo la porta, infatti è presentata al Tribunale di Catania una citazione nei confronti del Comune di Acireale avverso il pagamento, in quanto ritenute illegittime, delle determine sanzionatorie applicate per presunte violazioni contrattuali riguardanti ambiti relativi alla mancata o incompleta osservanza del servizio espletato. Sono così 18 i punti evidenziati dalla Dasti, tutti individuati dagli ispettori nel corso dell'attività svolta durante lo scorso mese di dicembre,
per un ammontare di circa 18.000 euro. La Dasti, con dibattimento fissato per il prossimo 10 dicembre, contesta quindi le sanzioni applicate, da ritenere nulle o illegittime. Il Comune, infatti, ha avuto modo di contestare il mancato spazzamento normale o meccanico, oltre poi lo svuotamento dei cestini e la raccolta porta a porta. La Dasti così, oltre a contestare le clausole che hanno portato una delle parti contrattuali in posizione di assoluta soggezione nei confronti dell'altro contraente, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, oltre a questo aspetto formale, sostiene come gli operatori abbiano provveduto ad eliminare il disservizio già nella stessa giornata delle contestazioni. Restiamo in tema di rifiuti e di ambiente. Ripulita nei giorni scorsi la bambinopoli di Via Carico a Santa Maria Ammalati. Sono stati i ragazzi del gruppo scout Acireale 7 a dedicare il loro pomeriggio in occasione dell'apertura dell'anno scout 2014-2015 per ripulire di cartacce e fogliame l'area ricreativa che l'amministrazione comunale ha già concesso in gestione per quanto ne riguarda la manutenzione del verde al gruppo scout che appunto periodicamente si occupa della sua pulizia. 8 i ragazzi impegnati nell'attività, le squadriglie Cigni e Aquile, guidati dai 3 capi Salvatore Battiato, Anna Messina e Don Marcello Pulvirenti, all'insegna della cura del verde pubblico cittadino e di uno dei punti cardine dell'impegno scautistico, il rispetto della natura. Ma adesso andiamo a conoscere meglio i progetti illustrati questa mattina al Palazzo del Turismo di Acireale, progetti volti a dare un'immagine green alla città, il tutto alla presenza del presidente di Rete Ferroviaria Italiana. Acireale è sempre più città che guarda al futuro nel rispetto dell'ambiente. Questa mattina infatti nel Palazzo del Turismo, approfittando della presenza del presidente di Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lobosco, è stato possibile conoscere una serie di progetti che bollono in pentola. Grazie pure alle sinergie attivate con l'assessore regionale Nico Torrisi, il tutto partendo dal dato di fatto dell'ormai imminente acquisizione al patrimonio dell'ente del tracciato della vecchia ferrovia, da anni dismesso sul costone della Timba. Si parte da una sinergia fra le istituzioni. Le istituzioni, quando si parlano fra loro, come succede fra Ferrovie dello Stato, Regione, oggi amministrazione comunale di Acireale, in questa realtà territoriale straordinaria, i risultati per la collettività non tardano a venire. È una fruizione ecologica delle infrastrutture ferroviarie dismesse, di questo abbiamo parlato, finalmente si realizzeranno piste ciclabili che daranno possibilità a famiglie, a bambini, di passarsi un weekend e giornate di libertà in assoluta armonia. È questo che vogliamo fare e poi abbiamo parlato di grandi progetti, di infrastrutturazione, di ottimizzazione e valorizzazione della stazione ferroviaria di Acireale che fa parte del programma 500 stazioni su cui siamo impegnati proprio per far diventare stazioni nuove agoracce, centro di incontro e di raccolta, ma pensando soprattutto ai giovani e alle loro famiglie. Acireale che guarda al futuro perciò con progetti che non vanno solo a beneficio della città oppure della Sicilia orientale, ma praticamente di tutta l'isola, con l'obiettivo di mettere a punto, con l'apporto di tutti, su precise direttive dell'assessore Torrisi, una rete di collegamenti moderna e funzionale. Una città turistica deve essere necessariamente collegata bene alle altre città. Si passa dalla semplice pista ciclabile che verrà realizzata ma che ha un valore ambientale, storico, importante, alla realizzazione della stazione ferroviaria nel nostro centro storico, ma più voglio dire in largo ad un asse vero e proprio, secondo me, ma anche secondo i tecnici della regione siciliana, ma credo secondo tutti, un asse che dovrebbe andare da Taormina fino a Siracusa, perché la Sicilia orientale, quest'area della Sicilia orientale, che è un'area molto appetibile dal punto di vista turistico, deve necessariamente avere un modello infrastrutturale modale importante, in maniera tale che qualsiasi cittadino, qualsiasi turista, nel giro di mezz'ora, nel giro di 20 minuti possa trovarsi a Taormina, da Acireale a Catania.
E per restare in tema abbiamo raccolto anche le dichiarazioni del deputato regionale Accese Nicola D'Agostino e dell'assessore regionale alle infrastrutture Nico Torrisi, che ci parla dei tempi di realizzazione delle opere. Ci sono i fondi, i progetti sono cantierabili e quindi ritengo, senza potermi mettere a parlare, insomma, certamente non saranno giorni, ma non saranno neanche i tempi delle calende a cui purtroppo siamo stati abituati. Quindi da parte nostra abbiamo fatto tutto, abbiamo tolto, e non mi riferisco in particolare ovviamente a questa amministrazione, quello che è sempre stato un po' un velo che copriva tutte quante le magagne delle amministrazioni comunali che avevano il paravento di tutto ciò che non faceva la regione. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, vigileremo perché anche gli altri facciano la propria. Ma ripeto, qui abbiamo trovato profonda collaborazione, un clima altamente fattivo, per cui sarei molto ottimista. Un'unica sinergia per raggiungere tanti obiettivi. Il primo l'abbiamo già raggiunto, che è quello dell'acquisizione dei primi 3 chilometri del tracciato ferroviario dismesso dalle Ferrovie dello Stato, dove faremo il primo tratto di pista ciclabile di questo che chiameremo Ecomuseo della Timpa. Abbiamo chiesto oggi che anche l'altro tracciato di 4 chilometri, quello che va verso Catania, ci sia messo a disposizione a un prezzo ovviamente ragionevole. Abbiamo parlato dell'utilizzo di alcuni terreni della Ferrovie dello Stato nei pressi della stazione anche per farne un'isola ecologica e abbiamo discusso soprattutto, ma qui in una prospettiva di medio-lungo termine, della possibilità di avvicinare le Ferrovie dello Stato al centro della città con uno scalo in Piazza Roma e possibilmente con l'arrivo della stazione del capolinea della metropolitana leggera e quindi della Circumetnea, perché vedrete che in prospettiva Ferrovie dello Stato, Circumetnea, AST e Assessorato alle Infrastrutture ragioneranno insieme per trovare un assetto ordinato e confacente ai trasporti siciliani. E intanto, per restare ad Acireale, è polemica a distanza in merito alle novità annunciate ieri dall'amministrazione comunale e dall'assessore Adele Danna sul progetto di rilancio del servizio asili nido, che comprenderà l'accorpamento degli iscritti nella struttura del nido San Martino, mentre l'asilo Sacro Cuore chiuderà i battenti in attesa dell'arrivo dei fondi PAC che verranno impiegati alla ristrutturazione. Sulla questione, duro il commento del consigliere comunale Giuseppe Calì, secondo il quale l'accorpamento degli iscritti potrà solo causare disagi. I genitori che vivono nei quartieri distanti dal nido San Martino, afferma Calì, si ritroveranno a dover affrontare sacrifici ancora più grandi per permettere ai figli di frequentare una struttura pubblica anziché privata. Il rischio per Calì sarebbe inoltre quello di vedere bloccato l'arrivo dei fondi PAC. I finanziamenti che dovrebbero arrivare potrebbero essere bloccati, in quanto la normativa parla chiaramente di un investimento finalizzato all'aumento della presa in carico, cosa che non avverrebbe con la chiusura del nido Sacro Cuore. Il progetto dell'amministrazione Barbagallo, conclude Calì, potrebbe causare un aumento delle rette a carico delle famiglie. Sintetica la replica dell'assessore alla pubblica istruzione Adele Danna, che dichiara come in questi primi mesi di amministrazione la giunta si sia ben presto abituata a quelli che, a detta dell'assessore, sarebbero soltanto attacchi strumentali e demagogici. Danna ha poi aggiunto che si riserva di replicare nel dettaglio alle osservazioni di Calì, smentendo punto per punto le critiche ricevute. Alcuni appuntamenti. Verrà inaugurato stasera alle 18:30 al Pala Volcan di Acireale Arte Espose, il Salone degli Sposi, che resterà aperto dal 3 al 5 e dal 9 al 12 ottobre. Il taglio del nastro a cura del sindaco Roberto Barbagallo, alla presenza tra gli altri del deputato regionale Accese Nicola D'Agostino. Su iniziativa invece dell'Associazione Giovani e Tradizioni, la chiesa di Sant'Antonino di Padova, in via Vittorio Emanuele, ospita da oggi la 3 giorni dell'evento religioso Itinerari dell'Anima tra fede e ragione con padre Vincenzo Nuara. Il programma odierno prevede alle 18:30 la celebrazione di una santa messa tradizionale e alle 19 l'adorazione eucaristica. Seguirà la benedizione. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco.
Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Alle autoscuole Santa Lucia iniziano i corsi CQC per il rinnovo e il conseguimento merci e viaggiatori. Se vuoi prendere la patente alle autoscuole Santa Lucia, San Filippo e il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è veramente facile. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, AC Catena. Autoscuola San Filippo, via Nizzetti 113, AC San Filippo. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, AC Reale. Se ti iscrivi adesso, buono sconto del 20%. Imparare a guidare è facile. Nasce ad Acireale il nuovo residence per anziani Savoia. Se vuoi la serenità per i tuoi cari, affidali a noi. Stanze confortevoli, luminose e climatizzate, servizi attrezzati, TV in tutte le camere, diete personalizzate, assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24, servizi sociali, animazione, locali in regola con la normativa CEE in materia di sicurezza e igiene, servizio taxi. Sono aperte le prenotazioni. Savoia, residence per anziani, via Eugenio Montale 9, Acireale, zona San Salvatore. Per informazioni 095 763 0092 o 340 748 4039. La serenità è importante. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Una storica frase di Henry Ford, imprenditore statunitense, fondatore della Ford Motor Company. Noi la crediamo ancora attuale. Non perdere tempo. Chiamaci Radio Etna Express 095 89 46 16 o info@radioetnaespresso.it. Parliamo adesso di una iniziativa legata al credito siciliano che ha presentato questa mattina una nuova iniziativa, una nuova linea di prodotti per dare sostegno all'agricoltura siciliana, quindi con una serie di servizi bancari dedicata alle imprese che operano nel settore agricolo. Sentiamo. Stimolare il settore agricolo siciliano per incentivarne la ripartenza economica. E questo è il convincimento del Credito Siciliano che stamani ha presentato alla stampa la nuova linea di prodotti e servizi bancari e finanziari dedicata alle imprese che operano nel settore agricolo. Alla conferenza, svoltasi nella sala consiglio del centro direzionale della banca, hanno preso parte il direttore generale Saverio Continella, il vice direttore Vittorio Pellegatta e il prorettore di UNICT, la professoressa Alessandra Gentile, ordinario di erboricoltura generale e coltivazione arboree. In favore dei servizi destinati agli imprenditori agricoli, singoli o associati, alle società agrarie e agli imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all'attività agricola, il credito siciliano prevede un plafond di finanziamenti dedicato. Nasce da un'analisi approfondita del nostro territorio e dalla consapevolezza che oggi le imprese agricole hanno bisogno di un supporto dedicato e specializzato. Abbiamo un team specificatamente destinato a questa attività, dei prodotti che credo intercettino tutte le esigenze delle imprese agricole, ricordando che comunque dall'agricoltura poi si parte, perché agricoltura poi significa anche tutela dell'ambiente, tutela del territorio, bioedilizia, energie rinnovabili, food, turismo, ricerca, innovazione. Ecco, tutto questo è l'ambito che vorremmo intercettare e supportare in maniera professionale ed adeguata. Ad Aci Catena i volontari dell'Associazione Maria Santissima della Catena comunicano che anche per l'anno scolastico 2014-2015, per il quinto anno consecutivo, saranno a disposizione dei bambini con il progetto gratuito del sostegno scolastico ai bambini disagiati. Chi volesse aggregarsi al gruppo dei volontari
Può farlo contattando la coordinatrice del progetto, l'ex assessore Maria Grazia Forzisi, o lasciando la propria adesione al parroco della parrocchia Maria Santissima della Catena di Aci Catena. Presto sarà presentato l'avvio del progetto. Domani pomeriggio alle 18.30 nella sede dell'associazione Lairone a Cireale, su iniziativa del gruppo di psicosintesi, conferenza sul tema La vita ispirata, ingresso libero. Sono invece gli ultimi giorni per visitare l'evento culturale La vitalità della sabbia dell'Etna nelle opere di Biagio Fichera, mostra permanente di pitture visitabile nei saloni dell'IPAB Santo Noceto, ingresso da Corso Umberto ad Acireale. C'è tempo fino a domenica 5 ottobre. E proprio domenica invece riflettori su Bio Domenica, l'iniziativa presentata ieri. Tutto è pronto per la 15ª edizione di Bio Domenica, che si svolgerà appunto domenica tra Piazza Duomo, dove sarà allestito un mercatino biologico a cui prenderanno parte 25 produttori, e Palazzo del Turismo. La manifestazione è promossa dall'AIAB, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del Comune di Acireale. Un'occasione, affermano gli organizzatori, per parlare di agricoltura biologica, della sua funzione a tutela dell'ambiente, della biodiversità, dell'alimentazione del gusto, del risparmio dell'acqua e delle tradizioni. Questa idea nasce da una volontà manifestata insieme all'amministrazione di far comprendere ai nostri cittadini che c'è una stretta connessione tra ciò che mangiamo, le nostre scelte alimentari, e la tutela della nostra salute e la tutela della nostra economia, la promozione dell'economia. Noi con questa iniziativa vogliamo sviluppare i mercatini locali bio, che sono una grande opportunità perché i piccoli agricoltori possano vendere direttamente i loro prodotti di qualità ai consumatori che, nonostante ci sia la crisi, hanno adesso una maggiore sensibilità verso i prodotti locali, genuini e sani. Io mi ricordo, dicevo poc'anzi, quando ero piccolo, andavo, mio padre mi portava a Riposto e c'erano centinaia e centinaia di navi che partivano in tutto il mondo con il limone di Acireale. Ecco, noi, rispolverando le radici, dobbiamo andare verso un nuovo orizzonte, verso nuovi sensi che mettono l'agricoltura biologica rispettosa dell'ambiente al centro dello sviluppo economico. Serata conclusiva del cartellone estivo al Flora Café di via Sclafani ad Acireale. Gran chiusura in musica stasera. Estate ricca di appuntamenti ed eventi al Flora Café di via Sclafani ad Acireale, un'estate al ritmo della musica italiana e non solo, con le serate musicali organizzate dal direttore artistico Antonello Tonna, che ha allestito un programma di tutto rispetto. Tanti i giovedì d'autore, infatti, che hanno richiamato dall'Interland acese numerosi appassionati di jazz e musica brasiliana. Un successo che inorgoglisce lo stesso Tonna. Sono contentissimo di quello che ho organizzato, di questi appuntamenti i giovedì, a partire da giugno, luglio, agosto, fino a settembre, tutti i giovedì al Flora Caffè di Acireale. Abbiamo fatto bella musica, ho proposto della musica di qualità, di livello, con musicisti all'avanguardia a Catania, come per esempio il quintetto di Alberto Asero, come i Vega Project, Donata e Giovanni Scandura e Pepe Russo alla fisarmonica. Ci siamo esibiti per un tributo a Lucio Dalla insieme a Laura Lorè, io e Laura Lorè. Ci sono stati tanti altri musicisti, quindi dal jazz alla musica popolare, c'è stato Dino Zullo, adesso non mi ricordo tutti gli avvenimenti, però sulla nostra pagina di Facebook praticamente è tutto lì. Estate finita adesso, stasera la serata finale con il duo di cantanti Franco e Carmelo Morgia, che si esibiranno nello spettacolo C'eravamo tanto amati e continuiamo ad amarci, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei Beans. Parlare di Franco e Carmelo Morgia significa parlare anche dei Beans. Una mia frase è tipica: i Beans stanno a Catania come i Beatles stanno a Liverpool. E quindi parliamo della bella melodia italiana dagli anni 70, Franco Morgia, primo cantante dei Beans degli anni 70,
poi dopo negli anni 80 è subentrato Carmelo e quindi stasera loro canteranno tutti i successi più belli, da Come pioveva a Sto piangendo, a Soli, a Samba di una nota, quindi loro due si esibiranno. E poi alla fine della loro esibizione c'è un regalo, c'è una chicca che posso benissimo dire: alla fine, dal vivo, io al pianoforte e loro due alla voce, faremo delle belle cose insieme. Andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Previsti temporali anche nel weekend in tutta la Sicilia, solo da lunedì ci sarà un po' di finale di maltempo con instabilità residua. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Etna Espresso Channel trattino TG Reporter, per rivedere appunto la nostra informazione, anche per le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti. Grazie per l'attenzione, a domani.